portale. Oggi si parla di e-commerce, botteghe, ma qual è la situazione dei negozi anche italiani con lo sviluppo del digitale? A che punto siamo? Allora, dobbiamo dire che finalmente abbiamo avuto una lieve ripresa dei consumi e questo sta un po' facendo respirare il mondo del retail e quindi anche del negozio fisico. Tuttavia ci troviamo nel mezzo di una profondissima trasformazione perché i competitors sono sempre più online, quindi i negozi si trovano ad avere nuovi concorrenti e nuove esigenze degli utenti che sono sempre più abituati anche a fare degli acquisti online. Quindi è necessario, è urgente che anche i retailer italiani capiscano l'importanza di questa trasformazione e cercano di capire come valorizzare il negozio di prossimità, quindi l'importanza della relazione col cliente, sfruttando anche il digitale all'interno del negozio. L'innovazione digitale in Italia fatica ad affermarsi? Allora, l'innovazione digitale in Italia ha qualche difficoltà perché il tessuto, l'infrastruttura dei retailer italiani è abbastanza frammentata. Sappiamo che abbiamo tantissimi negozi, soprattutto di piccole dimensioni, che ovviamente hanno possibilità di investimento un po' più limitate rispetto ai grandi, ai big player internazionali. Tuttavia bisogna in primis diffondere la cultura dell'innovazione digitale, far capire che anche il piccolo negozio può, attraverso l'innovazione digitale, trovare un modo per servire meglio la propria clientela. Che ne so, banalmente, anche solo con un SMS o un WhatsApp per dare qualche informazione sulle ultime promozioni, sugli ultimi sconti, può essere un elemento fondamentale per magari ricordare al cliente di passare in negozio per fare un acquisto. Parafrasando un po' il titolo di oggi, l'e-commerce è un'opportunità o una minaccia per i negozi piccoli e grandi? Allora, l'e-commerce è uno stato di fatto, c'è, che vogliamo che non vogliamo. Possiamo vederlo, combatterlo cercando di chiudere il negozio senza far entrare l'e-commerce, o invece in modo forse un po' più all'avanguardia cercare di aprire il negozio per capire come far conciliare l'innovazione dell'e-commerce con l'innovazione con il negozio stesso. Io credo che possa essere un'opportunità, dipende da come viene sfruttato e dipende da come viene interpretato in primis dal negozio e poi il consumatore sarà abituato sempre di più a utilizzare anche questo sistema, volente o nolente.